Arte 24. Divagazioni settimanali sull'arte a cura di Tonino Casula. Il mio amico Serafino assieme a Angela Gaetano mi hanno domandato perché mai ogni tanto interrompo la trasmissione per mandare avanti dei brani musicali. Beh, io non lo so perché lo faccio, evidentemente fanno tutti così e anch'io faccio così. Ho deciso di non farlo più perché mi hanno convinto che chi vuole ascoltare queste cose si rompe un po' a sentire musica, quindi da oggi tutte parole. E d'altra parte è meglio utilizzare tutto il tempo, soprattutto quando si hanno persone importanti come l'ospite di oggi, che è Costantino Nivola. Ti sono molto grato per essere venuto alla nostra radio e mi aspetto da te un sacco di cose importanti. Grazie, non disilludere queste tue aspettative. Perché no? Farò del mio meglio. Ecco. Senti, tu sei molto conosciuto, soprattutto fuori dalla Sardegna. Capita così in genere. Questo potrei rispondere come rispose Giacometti quando gli dissero: lei, maestro Giacometti, è molto conosciuto come scultore. E lui rispose: non sarò mai conosciuto come, tanto come le vacche svizzere. Ecco, come vedete, Costantino Nivola è un personaggio molto simpatico. È andato via dalla Sardegna, che era molto giovane. Quanti anni avevi? Dalla Sardegna avevo, non tanto giovane. Dal paese, quando lasciai il paese, avevo 14 anni, ma stetti per quasi 5 anni a Sassari e poi lasciai la Sardegna per una scuola d'arte all'età di 20 anni. Dove andasti? All'Istituto d'Arte di Monza. Ecco. Qui hai fatto le tue prime esperienze, diciamo, in scultura? O sono nate? Perché di te si dice che le tue cose sono nate da una tua attività molto manuale legata alla conoscenza per lavoro di certi materiali, sì. Il cemento. Sì, io sono convinto che mi sono servite più le esperienze prima della scuola che non le esperienze nella scuola stessa, cioè quella di aver lavorato con i genitori, con i fratelli, da muratore. Ah. E poi in questi anni trascorsi a Sassari, come la ragione perché sono andato a Sassari, perché ho lasciato il paese, era coincidenza. Mario dell'Itala aveva vinto il concorso per decorare l'aula magna dell'Università di Sassari, un progetto rinascimentale, pannelli, stucchi, dipinti, e mi prese con lui come garzone per lavorare su questo progetto. E mentre avevo già l'esperienza di muratore prima, a questa si è aggiunta poi l'esperienza di stuccatore, di in bianchino, e tanti lavori di artigianato da decoratore. Mm-hmm. Che le cose che mi sono servite moltissimo. Ecco, qui a Monza cosa facevi? Scuola di Monza era chiamata la Bauhaus dell'Italia. Uh-huh. Ma in modo grazioso all'italiana. Nessuno si era preoccupato di leggere il programma del Bauhaus, in modo che ne risultata una scuola piuttosto tipo Montessori per ragazzi ritardati. Era un risultato come una... si tenevano le triennali di arte industriale e decorativa. Avevano luogo nella Villa Reale di Monza, prima che venisse costruito il palazzo della triennale a Milano. E gli architetti e gli artisti che avevano notato che c'era una scuola comunale
nella Villa Reale, in dei locali meravigliosi, e decisero di occuparsi di questa scuola e di farne appunto una scuola moderna, Bauhaus. E di simigliante, anche se alla Montessori, con la Bauhaus cosa aveva? No, non aveva nulla neanche della Montessori, era una interpretazione. Pensavano che la Bauhaus era una scuola libera, cioè senza insegnamento culturale, senza dove era la fine del futurismo, quindi c'era molto spirito futuristico negli artisti e architetti che allestivano le triennali in quei periodi, della fine degli anni 20. E tanto che la prima cosa che fecero era di distruggere i gessi e di abolire le materie classiche o culturali. Beh, un po' vivace lo era allora. Era vivacissima, ma siccome gli studenti erano in maggioranza composti di ragazzi come me, mandati dai villaggi, dai maestri di scuola, dal medico del paese, come selezione popolare, decisione, il ragazzo che ha talento per il disegno, sì, sì, riconosciuto da tutti, e quindi era giusto mandarlo in una scuola d'arte. Ma essendo tutti di provenienza di famiglie povere, nessuno aveva neanche molto, gran parte neanche le licenze, come me stesso, neanche la licenza elementare. Quindi questa abolizione delle materie culturali era, infatti io dico sempre che appartengo all'ultima generazione degli artisti illetterati. Illetterati. Questi li ho ritrovati dappertutto poi. Adesso sì. Anche quando non prendono esistono la laurea. Più, i nuovi vengono dalle università. Infatti. Senti, poi cosa la tua avventura americana, che poi non è neanche un'avventura, ormai una permanenza, com'è che l'hai decisa? Hai fatto armi e bagagli così perché te ne volevi andare? Le circostanze determinano gran parte di quello che ci succede nella vita. Io mi recavo spesso a Parigi in quegli anni, negli anni del 30, a visitare una cugina sarda che viveva a Parigi. E venivo, erano gli anni del fronte popolare, dei regimi di Léon Blum, delle minacce fasciste, e i sardi e le persone che incontravo, questi cugini erano antifascisti, perché da loro incontrato parecchi dei sardi antifascisti. Erano dei fuoriusciti? No, erano immigrati, ma così si erano evoluti, hanno preso coscienza politica. Io del fascismo avevo sempre avuto un'allergia istintiva. Non ho mai... Intanto il fascismo si è arrivato piuttosto tardi, negli anni che sono stato a Sassari, quasi fino al 30, solo alla fine degli anni 20 si notava una presenza, se no nello studio dell'Italia non ho mai sentito parlare di fascismo, di antifascismo. Era i primi contatti, o la prima presa di coscienza dell'esistenza di diverse opinioni per quello che riguarda la politica, la società. Li ho avuti in questi periodi di vacanza a Parigi dai cugini, che mi costringevano, anche se ci capivo poco, a fare i confronti ritornando in Italia. Mm-hmm. E questo mi ha portato sempre più dentro nelle cose, tanto che quando sono arrivato al 38 avevo già preso una coscienza completa di quello che era
che non le posizioni politiche. Se non ho fatto resistenza, proprio nel modo chiaro era, ma ho disobbedito ancora di più, che trovo. La disobbedienza è una delle nostre caratteristiche, più, no? Più di quella rivoluzionaria o di ribellione. Tu ricordi qualche fatto, per esempio? Qualche episodio indicativo di questo tipo di disobbedienza? Beh, anche quello di non avere mai partecipato a quelle cose che erano richieste dai giovani cresciuti durante il fascismo, le adunate, poi il servizio premilitare, queste cose le ho disobbedite. Anche il servizio militare stesso, quando la mia classe, io ero stato riformato dal servizio militare, non perché avessi niente di sbagliato, ma proprio per questa mia allergia anche a quell'aspetto lì. E quando venne richiamato poi per la mia classe, quella che ha fatto la guerra in Etiopia, io semplicemente me ne sono andato in Francia per tutto il periodo della guerra d'Etiopia, e rientrai alla fine. E non venni molestato per quello, ma questi contatti con gli antifascisti in Francia, fino a anche a qualche atto di propaganda, mi ha portato all'attenzione della polizia. Fra l'altro ho sposato una ragazza ebrea proprio in piena campagna antisemita a Milano, e ho anche fatto in modo a certi sardi di andare a raggiungere Lussu, come trovare Emilio Lussu, che avevo conosciuto a Parigi. E questi sono stati arrestati, alludo a Camelo Floris, che venne da me a Milano e poi andò a Parigi, e venne arrestato al ritorno in Sardegna, cosa che è stato arrestato, in modo che poi venne avvertito che il mio nome era stato segnalato per essere arrestato dalla polizia. Così è stata siamo scappati, io e mia moglie, ce l'avevamo appena sposato, siamo praticamente scappati così all'improvviso, abbandonando casa, studio, di tutto il lavoro che avevo fatto in quegli anni a Milano non è rimasto niente, perché la persona a cui ho lasciato lo studio probabilmente non si è voluta compromettere e ha avuto paura. Molto paura, ha distrutto tutte le cose. Accidente. Ecco, poi si è andata a Parigi, siamo stati quasi un anno a Parigi fino al 39, e qualche settimana prima dello scoppio della guerra siamo emigrati, io e mia moglie, in America. Ecco, mi dicono che lì hai fatto dei monumenti che hai chiamato Tubo Bore o cose di questo tipo, è vero? Beh, no, io ho sempre la cosa, io considero anche qualsiasi cosa mi sia successa, ma anche se mi avessero fatto andare alla Luna con gli astronauti, il fatto di essere nato in Sardegna sarebbe rimasta sempre la cosa più straordinaria e più preoccupante per me. Sì, credo che tu sia uno dei pochissimi artisti per i quali si possa dire che la Sardegna si legge nelle cose che fai. Sì. Non perché diciamo parli di cose sarde, che sì. Questo lavoro l'hanno fatto tantissimi artisti, no? Sì. No? Ma proprio il linguaggio, chissà, la pietra, forse i materiali, le forme che ritornano, io non so bene cosa sia, sì. Io sono un po'
anche critico nei confronti della cosiddetta sardità, per come sì. viene contrabbandata. Però devo dire che di fronte alle tue cose io la Sardegna la leggo benissimo, proprio, sì. ecco, probabilmente, ripeto, dipende dai materiali. Non so se sai spiegarmelo tu. Sì, beh, questo ci ho riflettuto parecchio, perché c'è il fatto che la Sardegna non ha una tradizione artistica, perché l'aspetto preistorico è troppo lontano per riallacciarsi. Le belle chiese pisane le guardiamo come curiosità fatte da stranieri, e anche l'artigianato sardo è tra i più poveri del Mediterraneo, no? E tanto che è bastato l'apparenza dei primi oggetti industriali, anche di cattivo gusto, per spazzar via anche quel poco pochi tentativi patetici di questo artigianato. Allora è un problema per un giovane sardo che voglia, che ha la disposizione per le arti, dove incominciare. E per questo siamo più vulnerabili, perché sarebbe inconcepibile in Sardegna un Marino Marini, un Manzù, nati proprio ereditando un'eredità nell'ambiente dove vengono, quasi passivamente, potrei dire. Per noi si pone il problema di far tutto da capo, allora si è più vulnerabili alle infatuazioni, alle correnti, perché siccome l'arte non si può incominciare dal nulla, è anzi un perpetuarsi in se stessa, come l'uomo dall'uomo o la pianta l'albero dall'albero. Su queste infatuazioni ci sono passato anch'io, questo di innamorarmi dell'arte fatta dagli altri, perché per assorbire, perché non c'era nessuna modo, punto di referenza nella mia esperienza di ragazzo sardo. Adesso mi piace credere che rispondo e sento le sculturine preistoriche come se le avessi fatte io, ma è una scoperta che ho fatto venuta dopo. Neanche tutto il periodo che ho vissuto in Sardegna non ricordo di averle viste neanche in riproduzione. Quindi per noi si pone questo problema di come formarsi una cultura artistica che non sia quella presa da fuori, come inevitabile. E l'unica risposta che oso proporre è stata la mia esperienza, che solo quando mi sono impadronito profondamente dei principi, non delle formule, non della maniera come questi principi vengono applicati, ma dei principi permanenti, quelli che non appartengono a nessuno, che sono di tutti i tempi, che sono presenti in tutte le opere d'arte, in tutte le culture, in tutte le epoche,